zuccherini e zuccherine, today spray mop testing. Siete pronte? Io sì. Andiamo! Ci tengo a precisare che per questo tipo di video non ho percepito nessun tipo di compenso. Davanti a noi abbiamo spray mop ed è così composto. Abbiamo il manico in alluminio, la presa in spugna che per l'appunto ti dà maggior grip sulla scopa e maggior presa. Davanti abbiamo il serbatoio che si può riempire con l'acqua, io metto sempre dentro anche un po' di vetrina in modo che mi lucida il pavimento in ceramica. Più sotto abbiamo gli ugelli da dove fuori esce l'acqua, poi sotto per l'appunto abbiamo la scopa con il panno in microfibra, cerco di farvelo vedere meglio, che si può togliere, poi lo riattacchi, lo si butta in lavatrice, lo lavi e torna come nuovo. Dopodiché dietro per l'appunto abbiamo l'apposito grilletto, una volta che lo si preme dà la possibilità al nostro detersivo di fuoriuscire dagli ugelli. Ora vi mostro come si riempie il serbatoio. Per l'appunto c'è una levetta che va tirata verso di noi, bisogna staccare il serbatoio dove dentro troviamo il pescaggio e davanti sopra è posto un tappo. Non lo svitiamo. Io mi sono già riempito il mio vasetto con dentro acqua e vetril. Riempiamo il serbatoio. Ok. Chiudiamo il tutto. Il pescaggio va inserito dentro il serbatoio. Dobbiamo fare attenzione di avvitare bene il tappo perché sennò si rischia che il tutto fuoriesce. Prendiamo il serbatoio e lo andiamo a reinserire dentro spray mop. Ok, chiudiamo tiriamo la levetta e il nostro spray mop è pronto per essere utilizzato. Ecco a voi spray mop in action. Dunque, schiacciamo il grilletto. Sentite il rumore dell'acqua che fuori esce dagli ugelli? Ecco, passiamo il nostro panno e il gioco è fatto. Vi garantisco che è un attrezzo davvero ottimo, ovviamente non lo utilizzo per le grandi pulizie, tipo magari mezzogiorno pranzo, finisco di pranzare, tiro l'aspirapolvere e passo spray mop per una pulizia più veloce. Ovviamente poi le pulizie approfondite sono tutt'altra cosa, però questo diciamo che ti dà la possibilità di pulire, sistemare nell'arco di poco tempo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!